Finalmente siamo riusciti a mettere le mani su Narita Boy, questo piccolo progetto del nuovo e talentuoso team di Studio Koba di origine spagnola, fondato solo nel 2016 e che dal 2017 si è dedicato tramite campagna Kickstarter proprio alla realizzazione di questo gioco. Una campagna Kickstarter vincente che già dalle premesse cercava di appunto promettere di essere un titolo avvincente, visionario, esteticamente curato, senza dimenticare comunque anche un gameplay avvincente che sappia divertire il videogiocatore. Paradossalmente e contro ogni aspettativa, visto le difficoltà della prima volta, Narita Boy riesce a mantenere proprio queste promesse ed essere una piccola perla nel nostro mercato. Parliamo di un titolo con uno stile unico fin dalla prima accensione dello schermo, con gli anni 80, i colori sgargianti, il neon, la vaporwave e quella musica elettronica che l'ha sempre contraddistinta. Parliamo di un'avventura dove impersoniamo un ragazzo che vuole seguire le orme del padre e diventare un creatore di videogiochi. Paradossalmente però diventa l'eroe perché è costretto a entrare, anzi, viene costretto a entrare proprio come supereroe digitale nella console realizzata dal padre, la Narita One, che poi dà il nome anche all'esclusiva Narita Boy e al gioco stesso. Entrando in questa console si ritrova quindi tra linee di codice, sorgenti esteticamente curate e visionarie perché fanno pensare a regni delle più disperate tipologie, da dover liberare quindi da questo male oscuro, da questo virus che sta infettando il codice sorgente e che potrebbe in qualche modo anche danneggiare però il padre e quindi la realtà dove vivono i nostri personaggi. Parliamo di un action adventure a scorrimento, ecco, dove non mancano comunque gli enigmi, non mancano le fasi esplorative, un po' anche da Metroidvania, ecco, senza esagerare, non ci sono macro aree da poter esplorare, ma tante piccole sezioni con più stanze nelle quali ogni tot poter ritornare in base alla regione che stiamo visitando, ecco. Ci sono tantissimi nemici da poter sconfiggere, numerosi boss anche abbastanza variegati sia dal punto di vista estetico che dal pattern di attacchi. Qualcosina, se proprio dobbiamo trovare qualche magagna, qualche dubbio, l'abbiamo trovata sotto il punto di vista dell'offerta come platform, perché avendo dei comandi non proprio veloci e frenetici del nostro protagonista come salto e scatto, cercare di calcolare ogni tanto al millimetro una trappola oppure un salto sul muro non è, provoca diciamo abbastanza un trial and error, però sono esatto minuzie. Parliamo di un gioco che ci accompagna dall'inizio alla fine in modo convincente. Sono 6-7 ore di gioco che mi hanno tenuto davvero incollata allo schermo, considerando che si tratta di un gioco che costa nemmeno 25 euro o è gratuito tramite Game Pass. È un gioco che assolutamente vi consigliamo. Se il video vi è piaciuto, vi diciamo anche di continuare a seguirci sui nostri canali social. Sul link che trovate anche per il nostro canale qui YouTube da continuare a supportare e ovviamente il sito ufficiale di gamesheroes.it per tutte le notizie legate al mondo videoludico. Ringrazio ancora per averci seguito e ciao a tutti ragazzi.